Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite Carmine Pierri. La prima domanda più spontanea, per chi non ti conosce, ma molti ti conoscono, come descriveresti chi è Carmen? Beh, domanda un po' difficile. Sono una ragazza molto, diciamo, passionale in quello che fa, solare, abbastanza estroversa, ma con le persone giuste, che ama la musica e che inseguirà per sempre il suo sogno di fare la musica, perché alla fine la musica la si fa anche quando la si sta sognando, quindi gli obiettivi bisogna cominciare sin da subito a concretizzarli, ed è quello che spero di fare ogni giorno. E a questo punto parliamo del nuovo singolo, Corde Vocali. Come nasce questo brano? Da cosa trae ispirazione? Anche se forse il punto di partenza sono proprio per cantare, ci vogliono le corde vocali. Sì, banalmente ci vogliono le corde vocali per cantare, anche se in questo brano sono un po' una sorta di metafora, perché io dico nel testo che con le corde vocali bisogna urlare di volercela fare a tutti i costi, e come l'abbiamo scritta questa canzone, l'abbiamo scritta in un periodo di stallo, diciamo, anche musicale, perché nel periodo in cui abbiamo scritto questo pezzo io non stavo producendo molto, non stavo facendo uscire nuove canzoni, perché ho vissuto un periodo di stallo in primis interiormente, e infatti in questa canzone si parla proprio di rinascita, quindi di riuscire a ricostruire con i pezzi, con i cocci praticamente del passato, un nuovo presente che però non, diciamo, sia ancora migliore, ecco, di come eravamo prima. Quindi dico proprio che così come si fa col vaso giapponese, che si utilizza, ecco, ricostruirlo con l'oro, così dovremmo fare anche nella nostra vita, quindi ricostruirci con l'oro e renderci ancora migliori di come eravamo prima. E vediamo la copertina che è accattivante, con questo sfondo scuro, ma c'è quel rosso che un po' risalta. E tu con questo, non è neanche un cerino, ma che cos'è? È un Che fiammifero. prende un fiammifero. Sì. Come mai questa copertina così? Poi in realtà sei con gli occhi chiusi. Sì, se non sbaglio guardo in basso, però in realtà questa è stata un'idea mia, cioè tutte le canzoni che ho fatto precedentemente, che sono poche, e con l'album che avevo fatto uscire con la Universal Music, in realtà io non avevo mai espresso mie opinioni riguardo copertine o comunque l'immagine, però visto che appunto stiamo parlando di rinascita, ho pensato di fare qualcosa di un po' più alternativo, anche magari fuori un po' dal mio genere, che è sempre stato un po' lineare, mai accattivante o provocatorio. E abbiamo visto che sei stata The Voice. Qual è cosa ti porti dietro in tutto quel momento, in fondo fantastico, creato ad hoc, bello, ma adesso cosa ti porti dietro da tutto quel momento e soprattutto cosa ricordi di quel momento? Beh, io ricordo tutto e niente, nel senso che le cose che ho fatto le porto nel cuore, quindi tutti i consigli che mi sono stati dati li porto ancora adesso nel cuore, da Gigi D'Alessio, Enrico Ruggeri, Simona Ventura, però non ricordo niente, nel senso che a livello emotivo ero talmente tanto presa che tante cose magari non ricordo come le ho vissute. Per esempio, il giorno prima della finale ero molto, molto emozionata. Penso sia stato il giorno in cui sia stata più in ansia in tutta la mia vita, però fortunatamente è andata bene, perché poi era la prima diretta televisiva, tutte le altre puntate erano registrate, ma è stata un'esperienza Sì. piena da tutti i punti di vista, prima che musicalmente, dal punto di vista umano. E poi hai fatto il duetto con Arisa, che comunque vada, ci ha emozionato e ha emozionato anche la platea. Mi pare di aver visto che comunque i risultati di emozione, anche Morgan ha espresso pareri veramente che ci ha sorpreso un po' quel Morgan. Sì, era non piacevo tanto, poi stesso mi ha ammesso che era perché semplicemente il suo genere musicale non si abbracciava molto al mio,
ma poi si è complimentato con me e a me Morgan sta molto simpatico, tra l'altro, penso sia un personaggio molto frizzante, quindi è particolare. E sì, lui si è espresso positivamente, mi ricordo ancora durante le battle, quindi la puntata in cui mi sono scontrata con un'altra ragazza che tra l'altro è molto talentuosa anche lei. E Morgan ha preferito me, diciamo, quindi da lì ho capito che forse non era proprio vero che non gli piacevo. Il consiglio che hai ricevuto, che nel tempo adesso ti accorgi che effettivamente ti è molto utile, che ti è stato dato uno dei giudici, uno della trasmissione, oppure in seguito che ti porti Allora, dietro, qual è? porto nel cuore tanti consigli, ma quello che forse mi è servito di più è stato quello di Enrico Ruggeri, che mi ha detto, dopo un'esibizione durante le prove, cerca di non svelare tutto il tuo talento subito, ma svelalo piano piano, durante una canzone, così come in un concerto, in un album, svela tutto con gradualità e non dare tutto subito, perché così si perde il gusto dell'emozione. Forse era una cosa che io invece non facevo, cioè tendevo a voler mostrare tutto della mia vocalità dalla prima nota, invece bisogna sapersi scoprire pian piano, sapersi far scoprire pian piano. A questo punto, qual è stata la sensazione che hai provato la prima volta o quando sali sul palco? Che davanti c'è una platea che inizialmente è silenziosa, ma poi ti trasmette quell'energia anche se tu sei concentrata nel cantare e quindi più che vedere, ascolti quel brusio che poi sale e che diventa energia. Qual è la tua sensazione in quel caso? Allora, la sensazione prima di salire sul palco è molto, forse anche un po' brutta perché sono molto agitata, però il pubblico è proprio quello che è l'elemento cardine proprio di un artista, cioè quello che conferisce la forza. E gli applausi, quando cominciano a partire gli applausi, sono proprio come benzina per me, penso anche per tutti gli artisti. Quindi sono sicuramente un qualcosa di positivo e che sia anche un brusio, magari, non lo so, magari dicono qualcosa di brutto su di me, però comunque è un parlare. Quindi comunque in qualche modo l'importante è che l'artista si faccia notare dal pubblico e che rimanga impresso nel pubblico. Io ovviamente preferisco che questo accada in senso positivo, soprattutto per via della musica e non per altri motivi. Invece poi scendendo dal palco tu incontri le persone, oltre a chiederti un selfie o qualcuno ti si è approcciato con l'autografo, ma ti li vedi con quegli occhi che ti parlano e ti dicono, ti fanno i complimenti, ma poi ti fanno domande, però la tua risposta li rende ancora più felici perché li vedi che quegli occhi si accendono e tu quel momento che provi? Tanta gratitudine e poi faccio presente sempre che secondo me non sono la persona giusta per dare consigli o comunque per ricevere tutto questo calore, ma perché io in primis non sarò mai abituata a nulla perché non mi sento arrivata, comunque mi sento sempre in continua scoperta e penso che il successo sia qualcosa di vago, cioè non lo so, io non penso di meritare tutto questo. Sono molto umile su questa cosa, quindi mi fa molto strano ricevere magari anche tanti apprezzamenti da parte delle persone, però mi fa piacere ovviamente. Preferisci più scrivere testi molto lunghi, dispersivi, molto descrittivi, oppure come l'inglese essere un po' più sintetica? Allora, io sono molto non come gli inglesi, tendo a scrivere molto, però è sbagliato secondo me. Bisogna essere molto sintetici nella vita, così come anche nella scrittura con la musica. Quindi sto imparando a essere sempre più semplice e minimalista. Che differenza passa suonare da un reality o comunque da un concorso dove la televisione un po' impatta diversamente al cantare dal vivo con un pubblico sotto che è diverso, che non ti giudica ma ti ascolta solamente, secondo te? Beh, secondo me cambia, diciamo, il tempo con cui si riceve il feedback dal pubblico, cioè quando siamo sul palco ad un concerto, noi capiamo fin da subito l'approccio del pubblico nei nostri confronti, dagli applausi, dal brusio o dal silenzio. Invece, quando si è in televisione, questo lo si scopre dopo, perché ovviamente poi lì le risposte arrivano in primis sui social, quindi cambia un po', diciamo, la tempistica.
Però l'emozione penso sia la stessa, perché alla fine il pubblico c'è anche in studio, quindi il calore si sente comunque, ed è questa la cosa importante. Invece la reazione di chi ti incontra per strada e ti ha detto, ti vede soprattutto ricordando Voice, perché ti guarda e ti dice, ma ti indica forse col dito e ti fa, ma sei tu? Che se, in quel caso tu come rispondi? Oltre a dirgli, cosa gli rispondi? Io non lo so, mi metto a ridere e poi faccio capire che forse sì, cioè, sono io nel senso che ho capito che cosa intendono, però comunque diciamo che divento quasi amica perché poi cominciamo a parlare, ci seguiamo molto spesso su Instagram a vicenda, magari loro già mi seguivano, io comincio a seguirli, però si instaura una, diciamo, conversazione molto di amicizia. Ci sono artisti che ti ispirano o comunque ti hanno dato qualcosa che non hai rubato, ma hai fatto tuo quello stile, quel modo di approcciare, di suonare, che poi nel tempo te lo porti dietro perché anche perché ti ha fatto anche crescere artisticamente? Allora, vocalmente mi piace molto Cristina Aguilera, infatti mi ispiro molto a lei, ovviamente senza copiare, però il mio idolo più grande rimarrà sempre Amy Winehouse, infatti ho conosciuto anche la sua migliore amica con cui ho inciso un brano, e quindi questa è una delle mie più grandi soddisfazioni, perché comunque emotivamente Juliet, appunto questa ragazza, ha conosciuto Amy, conosce tutto di lei. E nutro profonda stima per questa persona, per questa artista, perché è molto, molto, diciamo, umana, è semplice, umile ed è molto simile a me. Un brano del 2021, mi pare di aver capito. Sì, se non è riuscito nel 2021, sì, Con una 2021. copertina, dove ci sei tu disegnata. Come Esatto. mai quella copertina disegnata? Forse per ricordare un pochino anche Amy? Sì, in realtà abbiamo pensato di fare una copertina un po' diversa dal solito, non la classica foto. E poi questo è stato un progetto mondiale, nel senso che Giulietta ha coinvolto anche altri artisti da paesi diversi del mondo. Per esempio, avevamo un artista brasiliano, un altro che era svedese, comunque altri artisti dal mondo. E quindi ha fatto questa cosa particolare di inserire proprio diciamo, un ritratto stilizzato di noi, della nostra faccia. A questo punto, progetti futuri imminenti che si andranno a sviluppare, oltre a promuovere chiaramente il singolo. Allora, ovviamente continuiamo musica, stiamo continuando a buttare giù nuove idee e non smetterò di far uscire fuori musica e di sorprendere ovviamente le persone che mi seguono, quindi per rimanere connessi, seguitemi su Instagram e su tutti i social. Ma preferisci cantare in italiano oppure anche in inglese? Penso che l'italiano sia poesia, quindi in italiano forse, anche se per come sono fatta io musicalmente, trovo più semplice magari il genere americano, quello R&B, soul, è più da quella provenienza lì. Però penso che la lingua italiana musicalmente non superi, cioè superi tutte le altre lingue. A questo punto noi, Dando, ti ringraziamo per essere stato ospite. A Grazie a questo voi. punto ci mancano due cose fondamentali, in fondo. Dove poterti raggiungere e poterti ascoltare e poi i saluti finali. Sì, allora, mi potete trovare su tutti i social, quindi su Instagram e su TikTok mi chiamo Carmen Pierri Music, mentre su Spotify, YouTube, Facebook Carmen Pierri, quindi molto semplice. E i saluti finali. Vi ringrazio ovviamente per avermi ospitata, vi mando un bacio e spero di rivedervi presto. E di risentirci presto. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.